Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 24 marzo è Santa Caterina di Svezia ed è la giornata nazionale per la promozione della lettura istituita nel 2009. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con l'associazione e gli organismi operanti nel settore, assumono nell'ambito delle rispettive competenze iniziative volte a promuovere la lettura in tutte le sue forme. Questo perché in Italia si legge poco ed in particolare si leggono pochi libri. Il 24 marzo di ogni anno viene anche celebrata la Giornata Mondiale della Tubercolosi in ricordo del 24 marzo 1882, quando Robert Koch annunciò alla comunità scientifica la scoperta dell'agente eziologico di tale malattia. A livello mondiale è necessario raggiungere l'obiettivo della strategia HNTB di porre fine alla tubercolosi entro il 2030 come parte degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'Organizzazione Mondiale della Sanità pertanto mira a sensibilizzare istituzioni, organizzazioni della società civile, operatori sanitari e altri attori coinvolti nella lotta alla tubercolosi, a collaborare e unire gli sforzi per fermare la malattia e ridurre drasticamente il numero di decessi ad essa correlati. L'evento pandemico Covid-19 ha messo a rischio il progresso fatto finora per porre fine alla tubercolosi e per garantire un accesso equo alla prevenzione e all'assistenza nel mondo.